Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel percorso che porta i pellegrini verso il coro della chiesetta antica, il coro cosiddetto del Crocifisso delle Stimmate, la Sala San Francesco, la cella di Padre Pio, nel percorso. Oggi qui per tornare un po' indietro negli anni e ricordare un po' l'infanzia di Francesco Forgione, Padre Pio. I ricordi, quali potevano essere i ricordi di un quindicenne della sua infanzia? Perché quindicenne? Perché vi raccontiamo un padre Pio studente, cappuccino, nel suo curriculum studi, lui è stato nel convento di Sant'Elia Pianisi e a Sant'Elia Pianisi lui ha frequentato i corsi ginnasiali, ecco il quarto e il quinto, per poi passare allo studentato di filosofia, ecco, studiare filosofia. Ma ecco, quali erano i ricordi di infanzia? Infatti, in uno dei tanti temi, padre Gerardo Di Flumeri ci dà l'opportunità di ritornare un po' indietro negli anni e leggervi questo tema, un dolce ricordo della mia infanzia. Ecco, quale potrebbe essere un ricordo di infanzia di questo giovane frate studente? E lui lo racconta, contavo appena 10 anni, allorché frequentavo la quinta classe elementare. Il babbo, per incoraggiarmi allo studio, fin da principio dell'anno scolastico mi aveva detto che se quell'anno avessi fatto una buona figura agli esami, per premio mi avrebbe condotto a visitare la bellissima città di Napoli. Io a quella promessa che il babbo mi aveva fatto, bramoso di vedere quella città, la città di Napoli, della quale ne avevo inteso parlare più di una volta per la sua bellezza, mi applicai con maggior lena allo studio. Allora, alla fine del mese di giugno, mi presentai agli esami e quivi tutte le cose andarono magnificamente bene. Il babbo rimase molto contento di me e, ricordandomi della promessa fatta il 24 del mese di settembre, mi condusse a Napoli. Qui è un racconto straordinario perché racconta la sua infanzia anche nelle date. Ricordiamoci che Papa Grazio, per far studiare questo ragazzo, è dovuto andare in America a racimolare un po' di denaro e non lo ha fatto una volta, neanche due, ma lo ha fatto ben 3 volte. Ritorniamo a questo racconto. Erano già le 6 di sera, allorché vi giungemmo col treno. Alla stazione vi trovammo un grande affollamento di persone, fra i quali vi erano anche alcuni conoscenti di papà, i quali appena ci videro corsero a salutarci. Di poi subito ci condussero alle loro case, quivi ricevemmo moltissime gentilezze. Poi il babbo ed io, in compagnia di quegli amici, andammo in teatro, chiamato San Carlo. Io qui, scrive lo studente Frappio, rimasi con la bocca aperta alla vista di quegli attori che erano tutti diversamente vestiti l'uno dall'altro e per le scene che rappresentavano. Poi usciti che fummo dal teatro, andammo a visitare la galleria Umberto I. Ora, chi può mai descrivere le sue bellezze, le persone che vi entravano, i canti, i suoni che in questa galleria si facevano? Infine, il mio occhio, sazio di tanta bellezza, col cuore pieno di Santa Letizia, andammo a riposare. Quando fu giorno, poi, appena fatta colazione, subito intraprendemmo il nostro divertimento. Fummo a visitare le maggiori chiese che qui si trovano, visitammo anche il Palazzo Reale. E vidi che davanti si innalzavano molte statue di illustri personaggi. Ci divertivamo ancora molto nell'andare passeggiando in mare sopra una barca. Fattosi poi mezzogiorno, andammo a mangiare e alle 4, montati sul treno, tornammo al mio paese. A casa raccontai tutto a mamma, la quale, stampandomi un bacio sul viso, così mi disse: "Figliuolo, il tuo babbo ha mantenuto la sua promessa con te ora. Cerca di farti sempre onore, sia nello studio come ancora in tutte le altre cose che riguardano il tuo dovere. E così facendo darai consolazione a me, a babbo e a tutti a casa." E qui termina il tema Frappio scrivendo: "Oh, quanto è dolce per me questo primo viaggio."